La Fuc Harry Potter. Dove guardi i video di Jeff Dunham Lewis? Su YouTube. Sì. Sono le domande okay. che faranno. Sì. Io le prevedo. Il Lulz è opzionale. Chi di voi legge Gantz? Ma sì. Poi Gantz è presente? Sì, lo è. Stavo girando, non l'ho mai letto, però sì. Stavo girando su TV Tropes, che è un sito dove vai a perdere tempo di solito, sì. Con tanti esempi di diverse cose, no? E ho visto che fanno certi esempi di roba che c'è in Gantz, solo scritti, non ci sono immagini, è solo roba scritta. Ma alcune cose sono disgustose, mi chiedo, piacciono ste cose? A me piace, è violento, splatter con il manga. No, no, ma manca... se fosse solo splatter non ma mi dà fastidio. Ma poi ci sono gli umani che... quello mi fa... a me fa superano schifo. Superano anche gli alieni, roba del genere. Quando ci sono gli... tipo... cose con... fatti da parti umane o roba del genere, quello mi fa sì, schifo. Sì, 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 c'è una cosa che ha fatto schifo anche a me di uno che viene moltiplicato. Si vede moltiplicato se stesso dentro il proprio corpo. E lì... gli cresce una testa dentro una testa di fuori, schifo. Però è un bel man, sta giungendo alla fine. Per fortuna. Seguivo anche Air Gear. Sì, ho guardato. È finito, è terminato adesso. Ho guardato un po' di episodi e poi non mi è più piaciuto. Il manga è finito. Perché era un po' fanservice e basta. Era carino. No, in sé non mi piaceva più di quel tanto. Andiamo qua magari c'è. Se scendiamo lì. Ecco. Ops. No! Cosa? Devi prendere la. Potevi prendere la spada. Vuoi tornare indietro? No! Tira quel. Guarda, sono morti. No! No! Fuck. Presi. la chiave serviva. Dobbiamo sì. riprovarci. Abbiamo sbagliato l'ordine delle cose da fare. Non tirare la leva. Anzi, aspetta, No, non possiamo. Non devo premere il pulsante, se non sbaglio. Cos'è questo? Dove cacchio? No, tranquillo, vado io. Tu non fare niente. Ok, ora tira la leva. Ok. No! Fanno quelle cose nei aspetta. Oh, si è chiuso. Ecco. Perché si chiude? Ah, ma si chiude dopo un po'. Perché? Vado? Sì, vai, tira la leva. Ok. Occhio. Salto, almeno non entro nella porta. Fuck! Pensavo di fare il curvo. Perché fanno quelle cose in Gantz? Ma che genere è? A parte splatter, come dici te. Seinen. No, seinen ok, è la categoria delle età. Per adulti. Seinen è tipo giovani adulti. Forse anche più adulti. Boh, ma è fantascientifico più che altro. Ora sta ma la storia com'è? C'è una serie. Perché ho visto Gantz e ho pensato che fosse quella ragazza che c'è sulla copertina. No, Gantz è il gioco. Cioè, io non posso parlare, sennò se lo troppo, perché sto giungendo alla fine. Qui gira tutto intorno a gente morta, presunta tale, che si vede ritrovata in una camera e si trovano davanti una sfera nera che dice loro cosa fare. E ci sono degli alieni, poi successivamente vampiri. Ah già, vampiri. Si può trovare una cosa senza vampiri al giorno d'oggi penso proprio di no. Al prossimo Mario devo mettere vampiri. Sì. Sì. Non avrei dovuto parlare di Gantz. In effetti è un po'. Mi viene schifo solo a pensare. Cioè, non ho visto niente, ma solo a vedere quello che mi hai detto. Sì, ci devi fare l'abitudine. Anche non voglio farci l'abitudine. L'anime non segue proprio la. Segue solo l'inizio, cioè una missione del manga, ma anche lì è. Cioè, non è censurato niente. Ma non. Oh, vieni qua. Il titolo di questo pezzo sarà Gantz, no? Sì. No? Sì, sarà Gantz. lo chiamerò non Gantz, di proposito. Sì, ci sto. Nick, leggi manga, Lulz. Qual è il tuo preferito, Lulz? Manga preferito? Tuo One Piece. Yes.
Io era Bleach una volta, adesso è diventato palloso. Speravo che finiva con la caduta di Aizen, ma... Il bello che mi piace è che l'hanno fatto... Spoiler! L'hanno... Tipo, c'erano... Ha sconfitto tutti da solo, in pratica, Aizen. E poi è arrivato l'eroe, naturalmente, l'ha fatto. La Dragon Ball quasi. Non mi piace... Ma no, poi in Dragon Ball non è sempre Goku che deve fare tutto per forza. Ma è Dragon Ball... E Dragon Ball poi era il primo. È quello che ha dato l'idea e tutto agli shonen standard. A me non piace. Cioè, l'anime si manga. Boh, ce l'ho, ne. Mi mancano solo due numeri per completarci. Ok, Nick, corri. Però non lo so. Voi ragazzi cosa leggete? Scrivete qui sotto cosa leggete e cosa vi piace. Pollicione in su. E un mi piace. E iscrivetevi al mio canale. Ma no, non scherzo. Hai un canale. Sono preferiti, musica. Non giudicate, ragazzi, non fate la guerra per la musica, dai. Non fate l'amore, fate la guerra. E the fuck, il contrario! Senti, ultimamente sto andando su YouTube e trovo sempre discussioni sotto video, magari più carino. Mi piace che poi fanno discussioni che non c'entrano niente in it, perché sono testardi come non so cosa, vogliono aver ragione. Ma è un peccato. Poi parto gli insulti. Io quando le vedo nei commenti queste cose tipo cancello tutto subito. Almeno. Sì. Perché litigare per videogiochi, cose del genere. Alla fine sono gusti, credo. Non è quello che penso. I giochi sono fatti per divertirsi. Sei gay, Nick Lutz? Domanda a caso. Questa corriamo. Comunque no. Mi piace la No, basta, non continuo. No! Prendi la cosa. Aspetta, ho il coso io. Corri! No, ma non devi... Non fa niente se hai un'abilità. Una davvero, basta che ci salto sopra. No! Shit! No, vabbè, era la bomba atomica. No. Ci serviva per questo, no? Sì, ma fa niente. Ci torniamo su? No, ma non ho voglia. Non siamo qua per... Lo faccio dopo io, come ho fatto per la stoffa dell'eroe. Ok, Nick, io ti faccio strada, tu corri. Salta. Ok, vai. Vai, salta di là. Ok. Vai, corri. Dove? Corri. No, shit! Beh, ti esplodi in mano. Vabbè, no, esplodo sopra. Too bad. No. No. Too bad, vabbè, era un pomodoro. Era un tomatis. Un tomatis. No, dai, ragazzi, come fa a non piacere una let's play in co-op? Ma forse perché, non gli piaci tu, o non gli piace il gioco, o non gli piace, tipo, il fatto che l'audio è di qualità inferiore perché stiamo registrando con il microfono in due. È più divertente, poi la faccia sono così, tanto bello. Quasi tutto è più divertente. Ci divertiamo, si fanno più risate, no, ragazzi? A parte quando parliamo di... Dico, di Guts. Sì. Perché fai tu quando ridi ti muovi? Sì, wow. Ma è una cosa che non controlli? No, da bambino è... No, faccio apposta. È Mirko che me l'ha attaccato. È Mirko che dopo per copiarlo ho cominciato anche io. Non conoscete Mirko, non ha un canale, non gioca a Minecraft. Sapete, è una persona normale. C'è uno zio che ha creato un simulatore di contadini per computer. Un simulatore di contadini? Di agricoltura, vita contadina, insomma. Non prendere in giro i contadini. Mary Hano? No, non prendo in giro nessun contadino. Ho cugini contadini, rispetto, fratello, bro. No, però. Se tu dici rispetto a un cugino contadino, ti dice. Ehi, fuck! Nick, sei morto? No. Vabbè, tornerai adesso. Come on. Prendi l'ananasso. Dov'è? Te l'ho passato lì. Che schifo, già masticato, Ma Kirby non mastica. È vero, E one, two, three, go! Jump! Ai. No! No! Mi sono rifatto. Disastro. No. Your life has no meaning. My life has no life. Oh, siamo già al boss, wow. My
waiting for a fucking message. Your message is my message. Your pleasure is my command. Vieni qua, gringo. Dobbiamo andare dal boss. Dove sono? Hai mangiato? Sì, per far prima. Per far prima. Come on. La proverò a fare serie, ragazzi, che se non vi piacciono le let's play in cui si ride, ok? Eh? Solo cose serie d'ora in poi. Ma nelle mie let's play in teoria si ride, quindi no, non aspetta. Capisco. Scusi, ho sbagliato il coso. Ecco. Prendi il ghiaccio? Sì. Ok. Ok, questo boss è un infame. Ok, ora Andre, al momento giusto devi schiacciare il tasto, eh. Occhio, eh. Il tasto? Sì, il tasto. E devi guardare bene uno schermo. Spostati più in centro. Ecco. Nick, non stiamo facendo niente. Ah, è possibile fare la serie. È questo. Ma... Oh, Minecraft. Allora, dovete colpirlo finché muore, perché è la teoria di... E schivare quando... Quando attacca. Shit. Occhio! Oh, cosa sta lanciando? Pesci. Lancia pesci. No, mi ha preso. Aspira. Aspira la tua abilità indietro. Oh, come on, prendila. Ok, ce l'hai ancora. Wow. Io ho lanciato i giavellotti. Piuttosto di quel che pensavo. Ma questo è uno dei peggiori da sconfiggere, perché è tipo enorme, poi ha tutti quegli attacchi a distanza. Wow, parecchia distanza. Ma no, questo è ancora niente. Adesso che cambia fase vedrai quanto è divertente. Cambia? Sì. Oh. Pesce pallone. Oh. Poi no, ma guarda che schifo che quei barbigli che hanno. No, ma fa schifo che si gonfia. Ecco quella! Non me lo so. Dovevi dirlo. Occhio. Aspetta, tengo la stella. Prendila. Occhio al soffitto. Al plafone. Al plafone, sì. Shit. Che cosa sto facendo? Sto rimbalzando ovunque. Aspetta che prendo la stella, se riesco a passarti. Oh no. No, hai preso la mano. Oh, scusa. E io non ho più niente. Ok, salta, Nick, te la ridò. È tutto nel... No, vai, è tutto nelle tue. Salta. Sembrare. L'ho preso. Puh. Come on, Nick. Oh, yeah. Ok, io prendo il coso. Damnation. Dove sei? La tua pancia, eccoti lì. The end. Bene, abbiamo finito il gioco. È stato un piacere. Aspetta, c'è ancora la conversazione con il tizio. Perché gli abbiamo riportato un pezzo di nave. Comunque, ragazzi, cercherò di esserci più spesso d'ora in poi, anche se lavoro. Nick, non ha senso, perché tanto li carico mesi dopo. Lo so, però penso fa piacere sentirselo dire, no? Eh? Il morale dei fan. Ma tu sei tanto sul morale? Sì. Devo dirgli ogni episodio alla fine che gli voglio bene anche. Sì. Vi voglio bene. Sono importanti, bisogna accudire. Sì, ma io gli voglio bene. Sono come una famiglia. Io li tratto. Cioè, sai che ci sono quei youtuber che li trattano di merda? No? Sì, ma io li vedo come tanti piccoli dalmata con la faccia. Pucci. Io li vedo. È presente che ognuno ha l'avatar? Sì. Ecco, ognuno lo vedo come il suo avatar. Sì. Parlante. ci sta. Ora che abbiamo anche quella a sinistra, entrambe le ali sono al loro posto. Comincia ad avere l'aspetto di un tempo finalmente. Quando troveremo le due parti mancanti, la lore potrà volare di nuovo. Sì. Partendo così, Kirby, so che ce la farai. Kirby. E io chi sono? Scusa, nessuno. Tu sei... Il fratello dimenticato. Tu sei Kirby, sì. Prendi le mie lance. Ok, grazie di essere stati qua. Continueremo in un'altra registrazione che inizieremo probabilmente subito adesso. Ma oh, ragazzi, 2014 è fuori dopo. Devo separarlo. Ci si becca, ciao. Ci si becca dove? Su YouTube. Canale di Retterbreed Ninja. Alla prossima su questo canale alla stessa ora. Non è vero. No, non è vero, no. Sì, adesso li carico sempre alla stessa ora. Allora sì. Ciao, Pirlo. Ciao.